Giriamo. Alessandro. Silvia è la moglie del protagonista, è una donna occidentale abituata a vivere nel benessere ed è sicuramente una donna di gran classe, elegante, e questo procura anche un'eleganza del cuore, sicuramente, tant'è vero che è una donna che, nonostante abbia avuto questa impossibilità di avere dei figli, vive e accoglie il suo rapporto di moglie come se allevasse suo marito. Una donna che si sente protetta, ma che protegge anche il suo uomo. È un rapporto molto profondo, una relazione molto spirituale, di grande condivisione. Ecco perché poi, nel momento in cui il marito va via, la moglie avverte comunque uno strappo, intuisce che ci sarà qualcosa questa volta. Abituata a tante partenze, sente che questa volta non è una partenza come un'altra. Mi hai sorpreso. Non pensavo fossi così intraprendente. Devi averlo dimenticato. Quando si vuole qualcosa, bisogna prendersela. È molto emancipata per l'epoca. Arriva in Marocco molto coraggiosamente. Non traspare mai il disagio del viaggio, ma è una donna impeccabile. I capelli sempre ordinati, forse il contrario di me. Domani vorrei andare alla mamma. Ti andrebbe di accompagnarmi? Il mercante di stoffe è un film attuale. Come donna sono messa a confronto con una donna musulmana e sicuramente non ho un conflitto con questa donna. Silvia, è lei che fa delle domande a Najiba, vuole conoscerla indipendentemente come strategia di moglie, vuole conoscere veramente quest'altro mondo. È un personaggio senza pregiudizi e si basa sulla tolleranza. Penso che questo sia il messaggio più grande che Silvia possa dare alle altre donne. Forse...